Salve a tutti, sono Carmine Gulliti, responsabile back office RentalSea e oggi vi illustrerò le funzionalità del nostro gestionale. Partiamo dal nostro sito internet istituzionale, dove in prima pagina chiaramente abbiamo una vetrina ricca delle migliori offerte del mese. Poi, per andare più nello specifico, ci portiamo nella sezione offerte noleggio. Qui chiaramente avremo il dettaglio di tutte le offerte evidenziate in ordine crescente di canone. Sul lato sinistro possiamo andare a selezionare e a profilare meglio la nostra richiesta utilizzando i filtri come quelli relativi alle auto, ai veicoli commerciali, i destinatari delle offerte, l'alimentazione del veicolo ed i punti di forza. Dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata, il sistema ci presenterà una maschera dove ci verranno richieste le nostre credenziali per entrare all'interno del gestionale. Le credenziali chiaramente vengono rilasciate dal nostro back office all'atto della sottoscrizione del contratto e quindi il rilascio di tutte le credenziali del sistema. Quindi l'email che va inserita è quella che avete depositato all'atto della richiesta di convenzione. La password è una password assegnata di default, che vi viene comunicata e dobbiamo accedere attraverso la selezione dell'operatore. Lanciamo il login ed entriamo nella schermata principale del gestionale. La schermata principale prevede dei livelli verticali sulla sinistra che seguono effettivamente l'avanzamento dello stato delle pratiche, quindi da lead, preventivi, ordini, consegne, per poi passare all'archivio e quindi nella parte relativa alla gestione delle anagrafiche o dalle vecchie pratiche da recuperare. In alto a destra troviamo il nostro, diciamo, il nostro profilo utente. Con un menu a tendina possiamo selezionare il mio account per poter personalizzare la schermata che andremo poi a visualizzare sul nostro sito personale e di qui recupereremo il link della nostra landing page personalizzata. Ad ogni nostro consulente viene rilasciato un sito personalizzato e questa è la stringa che lo rappresenta. Cliccando sopra, noi avremo, come vedrete, io ho creato un profilo test per rendere l'idea di un sito personalizzato che non è altro che la replica di tutte le nostre proposizioni commerciali, ma personalizzate, quindi che individua il nome, il cognome e la località, diciamo, di geolocalizzazione del nostro operatore commerciale, del nostro consulente, del nostro rent advisor in base al livello che viene assegnato all'atto del contratto. Quindi, che cosa succede? La vetrina è uguale a quella del sito istituzionale. Noi di qui abbiamo una funzionalità molto molto interessante. Per ogni offerta possiamo andare a generare una lead per potenziali clienti. Il primo caso, quello più specifico, è la generazione di una lead su un'offerta personalizzata. Qual è il procedimento che si adotta? In primis, individuiamo insieme al cliente o addirittura rilasciando il link della nostra pagina, facciamo interagire il cliente direttamente con il sistema. Ritornando all'operatività, la cosa più semplice è selezionare l'offerta, scegliere il chilometraggio desiderato ed andare a richiedere l'offerta. In questo modo agganciamo un'offerta ad un potenziale nominativo di un nostro cliente interessato. Quindi, cliccando, il sistema ci presenta un form da compilare con i dati principali del nostro cliente. In questo momento noi stiamo creando un'opportunità commerciale legata ad un'anagrafica, anche se parziale, ma reale di un cliente. Questo è un fattore molto importante perché molte offerte sono
seguono sostanzialmente la tipologia del cliente, quindi non tutte le offerte vanno bene per le partita IVA e per i privati, quindi è molto importante nella profilazione compilare in maniera corretta e reale questi campi che il sistema ci richiede. Quindi andiamo a scegliere semplicemente la tipologia del cliente, simuliamo che stiamo lavorando su un profilo di persona fisica, dove inseriremo un codice fiscale, per ovvie ragioni noi inseriremo dei dati random, così, casuali, assegneremo il nome del cliente, quindi sarà un test in questo caso, cognome è un cliente privato e io inserisco il suo cognome come test privato. Nel campo email inseriremo l'email del cliente che deve essere reale, altrimenti le comunicazioni del back office e le richieste di documentazione non verranno poi recapitate realmente al cliente. Quindi andiamo ad inserire un'email, in questo caso sempre fittizia. Un numero di telefono e la località di residenza del cliente. Ok. Quindi selezioniamo la località, diamo la spunta. Chiaramente questa è un'operazione che possiamo fare noi in presenza del nostro cliente, quindi per raccogliere semplicemente i suoi dati e creare la sua anagrafica, o può fare il cliente, come dicevamo prima, in totale autonomia, seguendo, puntando innanzitutto sulla nostra stringa personalizzata e poi agganciandosi ad un'offerta di suo interesse. A questo punto non ci resta nient'altro da fare che inviare la richiesta al sistema. A questo punto il sistema genera un'email di comunicazione. C'è stata una richiesta, comunicherà i dati del consulente di riferimento e le caratteristiche dell'offerta. Poi il nostro lavoro qual è? Il nostro lavoro è andare a gestire questa pratica, quindi a questo punto abbiamo creato una opportunità commerciale legata ad un'offerta prenegoziata. Cosa ci tocca fare? Ci tocca accedere di nuovo alla nostra area riservata. Il sistema conserva automaticamente l'ingresso e come vedete troveremo il nostro cliente catalogato nella sezione lead, quindi opportunità. Il primo step, quello fondamentale, è prendere in gestione la pratica. Prendiamo in gestione la pratica significa che iniziamo il flusso di lavorazione. Il primo step è quello di andare ad esitare il contatto. Il sistema ci propone dei livelli. Primo livello, esito contatto, cliccando sopra lo stato è quello della gestione, quindi la pratica inizia ad essere lavorata, quindi va esitato sistema, quindi stato di gestione, gestita. L'esito di contatto di secondo livello va esitato in base a quella che sono veramente le intenzioni del cliente di procedere. Il sistema ci propone tre stati. In attesa, se è un contatto che è arrivato da una generazione di lead, magari su un nostro social, no? Su un canale social, e dobbiamo fare una chiamata, ma questa chiamata non risponde nessuno, quindi possiamo esitare il contatto, lo possiamo spostare in attesa e il sistema genera automaticamente un tag di colore rosso per portare in evidenza un'azione ancora non terminata ma da compiere. Quindi, supponendo che questo cliente non ha risposto alla nostra prima telefonata, noi facciamo un passaggio ulteriore telefonico, andiamo di nuovo a schiacciare sul tab in attesa e passiamo di nuovo all'esito dello stato. Primo livello gestito, secondo livello a questo punto, dopo un'intervista, se è un cliente diciamo virtuale, ma se è un cliente reale, possiamo ad esitare uno stato reale di lavorazione. Quindi può essere un KO, perché magari il cliente ci ha spiegato bene le sue esigenze che non collimano con quelle del noleggio e diamo un KO. Altrimenti, se un cliente seriamente interessato e quindi vogliamo andare in proposizione commerciale, diamo un ok. A questo punto salviamo gli stati
e troveremo il cliente con una variazione, quindi contattato ok, il sistema ci dice che il cliente è interessato a procedere. Il secondo step qual è? Entrare realmente nella dashboard di gestione della pratica. Lo facciamo attraverso il tab verde, dove c'è una freccettina che ci indica l'ingresso legato al numero di pratica totale del gestionale. Cliccando sopra si aprirà la nostra dashboard relativamente a il cliente, dove raccogliamo i dati principali, quindi nome, cognome, la tipologia di cliente e il numero di pratica con l'autovettura agganciata in formato marca, modello, versione. Continuando nella parte alta della schermata abbiamo il tasto cambio di stato. Questo è un vero ponte di comando. Di qui gestiamo tutte le azioni da fare sulla pratica, che poi vedremo di volta in volta per vari livelli. Abbiamo a seguire la sezione relativa all'anagrafica del cliente. Con il tasto visualizza dati andiamo a vedere tutti i dati inseriti. Con il tasto compila anagrafica andiamo a inserire tutti i dati mancanti per completare la scheda del cliente. Poi passiamo, qui abbiamo la parte relativa ai documenti, che sarà oggetto di una spiegazione futura. Ritornando alla scheda del cliente, quindi alla dashboard, abbiamo le caratteristiche dell'offerta con la richiesta di IBAN. Questi sono tutti i dati che ci servono per il prosieguo della pratica, per il lancio istruttoria, quindi per la valutazione reale. Inserire un IBAN qui significa inserire realmente i numeri e salvarli. Questi ci serviranno nella fase successiva della lavorazione. In questa sezione vediamo invece tutta la documentazione obbligatoria che serve per poter lavorare la pratica. In questo caso è un cliente privato e quindi il sistema ci chiede di default quelli che sono i documenti: ultime due buste paga, documento di identità, codice fiscale, ultimo CUD e l'offerta firmata. Attraverso questi tasti possiamo caricare il documento richiesto. Quindi molto semplice, clicchiamo, agganciamo il documento ed andiamo a lanciare. Abbiamo visto quindi il caso di una richiesta che era già profilata, quindi qui troviamo la durata, la percorrenza annuale, il chilometraggio totale ed il canone mensile. Poi chiaramente andando sulle visualizzazioni delle varie versioni dell'offerta possiamo decidere effettivamente quale proposizione commerciale lanciare al cliente, o addirittura due, alternando e stampando i preventivi per una o l'altro chilometraggio. Come si fa? Quando parliamo di offerte prenegoziate non abbiamo tantissimo margine di movimento. L'offerta è già stata prenegoziata, sono stati impostati i canoni e sono state impostate le durate. Quindi possiamo trasformare semplicemente un'offerta, una proposta in un preventivo cambiando lo stato della pratica. Cambiamo lo stato dal nostro tab cambia stato. Lo stato di questa pratica passerà direttamente in offerta prodotta. Stati di secondo livello per questo tipo di lavorazione non ce ne sono, quindi andiamo a salvare l'offerta. Il gestionale a questo punto ci genera un nuovo campo, che è quello dello scarica e firma. Lo scarica e firma ci permette di editare un PDF da sottoporre al cliente. Quindi andiamo a cliccare sul tasto, il sistema quindi genererà un PDF dell'offerta da poter sottoporre al cliente e far firmare per il prosieguo della lavorazione. Il prosieguo della lavorazione è che quando
riceveremo dal cliente l'offerta firmata, andremo a caricare nell'apposita sezione e cambieremo lo stato della pratica spostandola in offerta firmata, in modo da comunicare al back office che c'è un cliente che ha accettato un'offerta e che deve iniziare la fase di istruttoria.